Sulla palla il numero 8, Pirrone, inizia adesso Akragas Mazzara, prima di andata in eccellenza, girone A. Adesso ci prova il Mazzara, attenzione con il numero 11 Etimane che punta la porta avversaria, pallone a destra, il cross invitante, attenzione, il Mazzara vicinissimo al vantaggio con l'attaccante Amodeo al secondo minuto di gioco. Punizione Akragas, parte Licata, gambino di testa, traversa piena, poi Biondo, non è finita, si salva il Mazzara, che traversa che ha colpito Gambino, è andato in cielo, ha preso l'ascensore. Bulades, subito il cross in aria, poi la conclusione del numero 4, Giacalone, la bella parata di Paterniti. In aria anche Licata, vuole palla invece il numero 10, Treppiedi, eccolo servito. Ventesimo in corso, Treppiedi punta un avversario, poi Biondo, cross sul secondo palo di testa e poi c'è il gol. Rete dell'Akragas, ha segnato David Biancola. 1-0 per l'Akragas, è un vantaggio meritato per la formazione biancoazzurra. Licata, bene con la testa, Gambino, benissimo per Biondo, poi Gambino. Come gioca bene l'Akragas, Gambino la botta, deviazione, palla alta di un niente, applausi a scena aperta per l'Akragas. Chance per l'Akragas per il raddoppio, Gambino la conclusione, Maltese la palla in rete e sono due. Segna il numero 11, Caronia, il suo primo gol con la maglia dell'Akragas, Mazzara KO dopo appena 27 minuti di partita, 2-0 per i biancazzurri. È un raddoppio strameritato perché in campo c'è solo una squadra, l'Akragas. Ottavo angolo per l'Akragas, palla nel mucchio, Gambino con la testa. Palla alta di un niente. Pirrone, tre piedi, bene per Biondo. Caronia, Gambino, l'Akragas è già in porta. Attenzione al numero 10, la conclusione. Altra chance per tre piedi. E il 3-0 è fallito per pochi centimetri. Un solo cambio durante l'intervallo, è entrato il numero 14 del Mazzara, Abate, il neoacquisto, e tra un po' vedremo chi ha lasciato il rettangolo di gioco. Intanto attenzione al Mazzara con Greco in zona tiro, Greco la conclusione, palla fuori di pochissimo, Mazzara subito pericoloso. Attenzione a questa punizione per il Mazzara. Palla sul primo palo, attenzione Paterniti e poi c'è il gol del Mazzara. Il Mazzara riapre la partita, segna la formazione ospite che ha iniziato benissimo questo secondo tempo. L'Akragas è praticamente rimasta negli spogliatoi. Ha segnato il numero 11, Etmane, al sesto minuto della ripresa. Akragas 2, Mazzara 1. Diciottesimo della ripresa. Licata il cross per Gambino, di testa Gambino a incrociare, palla alta di pochissimo, non riesce a buttarla dentro Gambino, davvero sfortunato. Avanza il numero 3 del Mazzara, Bulades, attenzione, si accentra il numero 7, passaggio per Amodeo, la conclusione di Amodeo, Mazzara vicino al pari, palla fuori di pochissimo. Parte Danilo Greco, la sua conclusione, Paterniti c'è, attenzione, arriva un cartellino rosso per Etmane, espulso l'attaccante del Mazzara per una gomitata in pieno viso a Biondo, rosso diretto per Etmane. E la punizione è da ripetere. Dunque se ne va Etmane, intanto espulso per una gomitata, una manata in pieno viso al 27esimo della ripresa. Parte l'ex Akragas, Greco, la conclusione sulla barriera, Greco ancora, tiro fuori angolo, c'è stata la deviazione, il Mazzara è ancora lì, angolo per il Mazzara, il primo della ripresa, il secondo della partita, palla nel mucchio, attenzione. La conclusione, la palla è lì, Paterniti salva l'Akragas, super parata di Paterniti con tre avversari in agguato pronti a far male ai biancoazzurri. Gambino contro Maltese, fischia spedale, parte Gambino, la conclusione in rete, 3-1 Akragas, segna anche Peppe Gambino.
al 31esimo della ripresa. Lacregas ha forse chiuso la contesa. A sinistra, eccolo servito in profondità, Gargiulo, arriva Biondo, se ne va con una magia, mamma mia Biondo cosa ha fatto, Biondo, Gambino e poi palla fuori, Lacregas avvicina la 4-1.